Ai clienti finali, al consumatore, piace il fatto che noi in azienda riusciamo a seguire tutta la filiera, quindi dal seme fino alla raccolta, e poi a questo abbiamo abbinato un piccolo laboratorio di trasformazione piccolissimo, nel quale possiamo trasformare i prodotti del nostro orto seguendo, rispettando le norme igienico-sanitarie italiane. Quindi seguiamo tutta la filiera, ad esempio del peperone, dal seme fino a tutta la lavorazione in campo, e dopo la raccolta e trasformazione, nella quale essicchiamo, maciniamo oppure proponiamo delle conserve, dei sottolli e dei sottaceti. La particolarità è che trasformiamo soltanto il nostro prodotto, quindi è molto più difficile e complicato. E non possiamo fare quantitativi industriali perché una piccola azienda non potrà mai soddisfare i numeri a questa distribuzione, però proponiamo un prodotto molto più genuino come quello che faceva i nostri nonni. Infatti molte ricette e molte conserve ho recuperato proprio le ricette di famiglia dei miei nonni, che riscontrano ancora oggi molto successo fra il pubblico.